Attenzione non solo su Genova, in tutta Italia sono tante le strutture costruite negli anni del boom e adesso considerate a rischio. Oggi il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso la chiusura di un cavalcavia costruito proprio da Morandi nel 1955. Altra situazione emblematica ad Agrigento. Allora vediamo i servizi di Luigi Carbone e Agnese Liccata. Il sopralluogo tecnico, poi la decisione immediata del Comune di Benevento. Il ponte San Nicola, progettato da Riccardo Morandi e realizzato nel 1955, va chiuso in vista di un approfondimento delle verifiche. Per effettuare, il sindaco Clemente Mastella ha istituito una commissione con docenti dell'Università del Sannio, della Federico II, tecnici dell'ANAS e comunali e rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri. La tragedia di Genova ha imposto un'accelerazione rispetto a quello che ha una strategia più complessiva di manutenzione, di verifica e quant'altro. Però oggettivamente Genova a Benevento, così come nelle altre città d'Italia, ha imposto un'accelerazione rispetto a determinate decisioni. Il ponte è lungo 120 metri, raggiunge un'altezza massima di poco inferiore ai 50 e collega il centro della città con il quartiere Capodimonte, il cimitero, il carcere, alcune scuole e insediamenti produttivi. Viene percorso quotidianamente da 2.000 veicoli, ma il sindaco Mastella è perentorio, meglio disagi che disgrazie. Negli anni 80 e più recentemente dopo l'alluvione del 2015, lavori di manutenzione e pulizia hanno interessato le spalle del ponte e la scarpata sottostante dove scorre il torrente San Nicola, non il corpo della struttura che mostra segni di deterioramento. La decisione di chiudere il ponte è maturata anche in virtù dello sciame sismico delle ultime ore. L'epicentro, come sappiamo, era il Molise, di riflesso ha colpito anche il Sannio e quindi questo è stato un ulteriore motivo che ha dettato in maniera precauzionale questa decisione. Su uno dei due viadotti progettati